una nuova edizione delle news di Gilda TV. Stipendi bloccati fino al 2020 e quanto si legge nel documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi. I contratti degli statali resteranno fermi fino al 2020, nonostante la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittimo il regime del blocco. I contratti scaduti da 7 anni hanno procurato ad ogni dipendente una perdita media circa di 7.000 euro. E intanto i sindacati sono sul piede di guerra. Il 12 maggio sciopera Gilda, Cobas, USB, SGB, Unicobas, UsiCub. Il 20 maggio sciopera FLCCGL, CILS Scuola, Will Scuola e SNAS Confsal. Contro questo blocco del contratto, la Confederazione Sindacale Generale ha avviato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ottenere il risarcimento per il mancato rinnovo. Al ricorso si può aderire online sul portale ricorsocgs.it fino al 16 maggio. Il ministro Giannini è stata duramente criticata per aver assegnato 12 milioni di euro alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili, sottraendoli al fondo per il miglioramento della didattica, mentre nelle scuole statali mancano gli insegnanti di sostegno. Concorso. Tante le polemiche sul concorso scuola 2016, che nello svolgimento giornaliero delle prove mostra le lacune del Ministero. Numerose associazioni di categoria, sindacati e Gilda TV hanno dato voce alle proteste dei candidati. In alcuni casi, i futuri docenti hanno denunciato irregolarità alle forze dell'ordine. Stipendi precari. Dopo tanti ritardi nel pagamento degli stipendi ai docenti precari, un emendamento al DDL Scuola prevede il pagamento entro 30 giorni. Il punto di Reginaldo Palermo. La prossima settimana il Senato dovrebbe licenziare definitivamente la legge di conversione del decreto 42 sulla funzionalità del sistema scolastico. Negli ultimi giorni si è avuta notizia di un ulteriore emendamento proposto dal governo. Con un comma di poche righe si stabilisce l'obbligo di pagare i supplenti entro 30 giorni e si parla anche di sanzioni disciplinari e pecuniarie per i dirigenti che non rispetteranno i tempi. L'idea è ottima, anzi sacrosanta, ma abbiamo il timore che resterà lettera morta. Il problema dei ritardi nei pagamenti, infatti, è dovuto soprattutto al fatto che molto spesso mancano i fondi a livello centrale, tanto che negli ultimi anni si è dovuto spesso intervenire con un apposito decreto legge per ripristinare il capitolo di spesa. L'emendamento, infatti, contiene un inciso molto chiaro. Il pagamento deve comunque avvenire entro il 30° giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve o saltuaria. Insomma, gli stipendi si possono pagare solo se ci sono i soldi a disposizione. Monsieur de la Palisse non avrebbe saputo usare una formula migliore. Referendum. Prosegue la raccolta firme per il referendum abrogativo di alcune parti della legge 107/2015. La raccolta proseguirà fino al 18 giugno 2016. Entro il 4 luglio dovranno essere depositate almeno 500.000 firme alla Corte di Cassazione. Mobilità. Lunedì 9 maggio inizierà la fase interprovinciale della mobilità con una mala sorpresa per i docenti assunti prima dell'anno scolastico 2014-2015. Anche per loro l'assegnazione della titolarità avverrà sugli ambiti. È quanto afferma la Gilda degli insegnanti dopo la riunione del 5 maggio avvenuta al MIUR. Fuoco incrociato sulle prove Invalsi. Al via in questi giorni le prove Invalsi per milioni di studenti. Quest'anno sono state introdotte alcune novità, tra cui particolari accorgimenti per la somministrazione dei testi agli alunni BES. Anche quest'anno, in segno di protesta contro le prove ritenute inadatte a verificare le competenze degli alunni, molti genitori non manderanno i figli a scuola nelle giornate delle prove. Congressi provinciali Gilda. In dirittura di arrivo le elezioni degli organismi provinciali. Ogni provincia ha eletto il coordinatore, il direttivo e la delegazione che parteciperà dal 20 al 22 maggio 2016 a Perugia al Congresso nazionale, dove verrà eletto il coordinatore e il direttivo nazionale. Una laurea allunga la vita. Da un recente studio dell'Istat risulta che più tempo trascorriamo nello studio, meno invecchiamo. Chi ha la laurea, infatti, ha il 70% di possibilità in più di arrivare a 80 anni. Anno di prova e formazione.
Con la nota numero 15.614 del 4 maggio, il MIUR ha stabilito che possono svolgere l'anno di prova gli insegnanti che hanno differito la presa di servizio e stanno svolgendo una supplenza in una classe di concorso a fine e gli insegnanti nominati in fase C della scuola secondaria di secondo grado e utilizzati in scuole di grado o ordine diverso. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime news e vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.